Un'altra straordinaria opera di Jena. La vedete alle mie spalle, 2 metri di altezza, 120 centimetri di larghezza. Un'opera straordinaria che contiene tutta l'essenza del lavoro di Jena. Le caratteristiche sono quelle, l'utilizzo di una fotografia che l'artista scatta già immaginando dove andrà a parare. Ricordate che l'artista è un fotografo professionista, una grandissima abilità, non si improvvisano certe cose. Lui scatta la foto e già sa dove andrà a parare. Dopodiché la stampa su una carta baritata, una carta splendida, e poi la distrugge, la strappa in un impeto di fuoco. È proprio in questo momento che interviene l'elemento casualità, la casualità che porta lo strappo ad andare in una direzione tutta sua. Certo, c'è la volontà dell'artista che quello strappo lo effettua, ma il caso interviene perché deve in un'opera d'arte esserci un elemento casuale, perché l'opera d'arte per diventare tale, per essere bellissima e essere ricordata nel tempo, deve contenere questi due elementi: l'elemento fattivo, quello proprio voluto dall'artista, ricercato dall'artista, e l'elemento casuale, quello che quel pizzico di magia che aggiunge un qualcosina in più all'opera d'arte. In quest'opera c'è tutto, c'è appunto l'elemento fattivo perché è l'artista che lo ricerca e c'è l'elemento casuale. Dopodiché l'opera viene restaurata con delle tecniche antiche, con delle tecniche del 400, e poi riportata su tela, su una tela di lino, un lino bellissimo, restaurata ma lasciando i segni del tempo. Lasciano i segni del tempo perché il rapporto tra ieri e oggi è sempre presente, tra passato e presente. Quando vedete questi segni, a voi viene subito in mente una vecchia fotografia ritrovata. Il pensiero vola dietro, vola magari ai vostri genitori, a qualcosa che avete vissuto da bambino e che ritrovate casualmente in un portafoglio o in un vecchio cassetto. E questo gioco tra antico e moderno, tra ieri e oggi, tra passato e presente, è ancora molto più forte, molto più evidente in questo lavoro. Le radici sono proprio ciò che ci lega al passato, ma l'albero è ciò che ci proietta verso il futuro, ed è questo che ci vuole dire Jena con questo lavoro. Le radici sono tutto un lavoro incentrato su questo rapporto tra quello da cui proveniamo, le radici da cui attingiamo, le radici da cui veramente assorbiamo tutto. Le radici cosa sono? I nostri genitori, il nostro passato, il nostro vissuto. E dove ci porta però questo lavoro? Al futuro, ad espanderci nel mondo intero, a questa esplosione che va ad occupare tutta la tela come le nostre idee occupano tutto il nostro futuro. Guardate che bella questa esemplificazione, e guardate la ricerca dell'artista che divide l'opera in due parti, un dittico splendido in cui esattamente lo stesso spazio è dedicato alle radici e alla chioma, perché noi siamo fatti così, per metà siamo passato e per metà siamo futuro, perché la metà importante che è alle basi dei nostri piedi, su cui ci poggiamo, su cui camminiamo tutti i giorni, è il nostro passato, sono le nostre esperienze, sono i consigli che abbiamo ricevuto nel corso degli anni, e poi l'apertura al mondo, l'esplosione verso il mondo, i rami che vanno verso tutte le direzioni, che esplodono in tutte le direzioni perché tutte le strade ci sono aperte. Un'opera veramente molto bella, dal significato molto profondo e dalla tecnica sempre straordinaria, che racchiude sempre insieme letteratura, perché lo vedete in basso la citazione letteraria, pittura, perché c'è il dripping e c'è un lavoro di pittura, il restauro, perché l'opera viene restaurata anche se lasciando i segni del tempo, e la fotografia da cui tutto parte. Vorrei farvi notare solo un'altra cosa, questa è un'opera dell'ultima produzione di Jena in cui tutta la tela viene ricoperta di cera e la potete sentire al tatto in questo momento, no? Ma se mi chiamate verrò volentieri a casa vostra a farvi vedere senza nessun impegno quest'opera dal vivo, perché credetemi, vederla dal vivo dà un'emozione diversa, e dal vivo potrete toccarla e capire che cosa intendo, perché la sensazione di un'opera incerata è bellissima, è un'opera che si può toccare, è quasi una scultura, un'opera tridimensionale.
e invece la figura è passata completamente a resina, cioè è resinata completamente. Questo che cosa produce? L'artista con questa tecnica ottiene che l'opera quasi si stacchi dalla tela, venga fuori, venga incontro all'osservatore, salti fuori quasi, come dicevo poc'anzi, come una scultura, un'opera quasi tridimensionale, anche se utilizza solamente la bidimensionalità. Un artista capace veramente di fare delle cose straordinarie, un artista incredibile. Vi ricordo le misure di quest'opera di Iena, uno degli artisti a cui teniamo di più, su cui più abbiamo lavorato e che ci sta dando tantissime soddisfazioni, dalle personali in tutto il mondo, l'ultima a New York, ai successi nazionali. Veramente un artista su cui scommettere, su cui puntare, perché vi assicuro non ve ne pentirete. Iena, 200 cm di altezza per 120 cm di larghezza. Le radici, un'opera recente, un'opera veramente che non può mancare in una bella collezione.